Migliaia di persone sono in fuga dal Gambia verso i paesi limitrofi, Senegale, Guinea-Bissau, nel timore che la crisi nel paese degeneri nella violenza. Come impedire il passaggio di poteri, ovvero 90 giorni di stato d'emergenza, dichiarati dal presidente uscente Yahya Jammeh. Una mossa che arriva esattamente in occasione di quello che sarebbe dovuto essere il passaggio di consegne tra il capo di Stato uscente, l'uomo forte del paese africano che lo guida dal 1994, e Adama Barrow, uscito vincente dalle elezioni del 1 dicembre scorso. A nulla sono servite le pressioni internazionali, intanto Barrow è stato costretto a rifugiarsi nel vicino Senegal, dove la comunità economica dei paesi d'Africa occidentale gli ha imposto di rimanere fino a giovedì 19, giorno previsto per il passaggio di poteri. La situazione è tale che non è potuto rientrare nemmeno per assistere ai funerali del figlio di 8 anni.